Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Non so se si legge, Gobbo Toscano? Sì, si legge, si dovrebbe leggere abbastanza bene, no? Mi sono messo perché la maglietta all'incontrario col mio gran numero 19 e il Gobbo Toscano? Semplicemente per un motivo, perché la Juventus fa le cose al contrario. Eh sì, la Juventus fa le cose al contrario. E la sto prendendo sul ridere e non mi sto incavolando più di tanto perché spero che siano solo bufale del web. Ma adesso ve lo leggo, madonna. Oh, prima di tutto ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace, condividete il video, commentatelo e ditemi cosa ne pensate. E poi attivate la campanella delle notifiche che è altrettanto importante, così da non perdervi nessun contenuto, video e live sul mondo della Juventus, calciomercato e molto molto altro. Stasera vi ricordo live ore 21:30 con un procuratore come ospite, anche molto importante, non un procuratore a caso. Allora, vi vado a leggere la notizia, almeno ci disperiamo e ci consoliamo tutti insieme. Contratto fino al 2027 e nuovo colpo di scena. Rabiot, adesso, firmo. Cioè, fermi tutti, fatemi rileggere bene, no scusate. Contratto fino al 2027 e nuovo colpo di scena. Rabiot, adesso, firmo. Secondo me c'è qualcosa di sbagliato in questo articolo. Ma andiamo a leggerlo, perché sai, potrei essere io e mi sbaglio. Calciomercato Juventus, un nuovo colpo di scena per la situazione Rabiot. Ecco cosa filtra dalle ultime indiscrezioni. Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport. Meno male ha detto la Gazzetta dello Sport, perché sennò stavo veramente per crederci. Però andiamo a leggere cosa dice. La Juventus è determinata a trattenere Rabiot e giuntoli dirigente bianconero sta mettendo in campo tutte le risorse per raggiungere l'obiettivo. La proposta di rinnovo presentata al centro pista francese è di grande valore. Un contratto biennale a 7,5 milioni di euro a stagione con un'opzione per estenderlo fino al 2027. Scusate, ho avuto un mancamento perché è una cosa molto molto difficile da mandar giù, molto difficile da digerire. Ma continuiamo. La Juventus non ha offerto un semplice rinnovo annuale, ma ha puntato su un accordo di maggiore durata che garantirebbe stabilità sia al giocatore che al club. L'opzione di estendere il contratto fino al 2027 dimostra l'intenzione della società di fare di Rabiot una delle colonne portanti del centrocampo bianconero nei prossimi anni. Questa mossa è strategica, considerando l'importanza di Rabiot nel progetto tecnico della Juventus e il suo contributo significativo nelle ultime stagioni. E poi continua, avanti tutta con Rabiot, offerto contratto a 7,5 milioni fino al 2027, quindi lo ripetono anche, il che vuol dire che non è un abbaglio, Andiamo, continuiamo a leggere. Dopo c'è tutti andare in gabinetto, ve lo dico. Proseguono intensi contatti tra Giuntoli e Véronique Rabiot, madre agente del giocatore. Cioè, non ci voglio credere. Le trattative stanno entrando in una fase cruciale, l'offerta sul tavolo è chiara. 7,5 milioni di euro a stagione per 2 anni, con la possibilità di prolungare fino al 2027. La madre agente sta valutando attentamente la proposta, tenendo in considerazione sia l'aspetto economico che quello progettuale. Io vi dico solo una cosa. La madre sta, se ci fosse realmente questa proposta, la madre firma domani, se non oggi. Quindi se è una notizia vera lo vedremo prestissimo. 7 milioni e mezzo a Rabiot per 2 anni più l'opzione per il terzo non glieli dà nessuno, nessuno. Perché non è una pippa, ma non è un fuorilasso, è un giocatore normale. E abbiamo sempre detto che la Juve non deve fare sti contratti, abbiamo criticato la vecchia dirigenza e ora per ragion del vero dobbiamo criticare anche l'attuale dirigenza, se dovesse essere una cosa così. Perché ora aspettiamo, diamogli il tempo alla dirigenza di vedere se è la verità quello che scrive la Gazzetta dello Sport oppure no. Ma se fosse vero, no, qui ci si sbaglia forte, cioè io ho sempre detto sosteniamo la dirigenza, è colpa dell'allenatore quando c'era Allegri, e ora però tutti i nodi vengono ai pettini, la colpa è della proprietà se questa cosa va in porto, perché è una grandissima stronzata. Ora non so cosa pensate voi, ma fatemelo sapere sotto i commenti.
Il giocatore è consapevole dell'importanza della decisione e del ruolo chiave che potrebbe continuare a ricoprire la Juventus. Le voci indicano che la scelta di Rabiot potrebbe arrivare molto presto, forse già entro questo weekend. Ma ci credo, se è vero questo, accetta subito. La dirigenza bianconera è fiduciosa che la generosità dell'offerta e la stabilità proposta possa non vincere Rabiot e restare a Torino. Il rinnovo di Rabiot sarebbe un segnale forte delle ambizioni della Juventus. Mantenere un giocatore del calibro del francese significherebbe consolidare il centrocampo con un elemento di esperienza e qualità, capace di dare equilibrio e sostanza alla squadra. Inoltre, assicurarsi Rabiot fino al 2026 permetterebbe alla Juventus di pianificare con maggiore serenità le future campagne di mercato, sapendo di poter contare su una pedina fondamentale. Ora, ma si sta parlando di Kop Meiners, di Thuram, di Tizio, Caio, Sempronio, Pinco e Pallino, e si tiene Rabiot? Allora chi si sacrifica? Se si fosse un grande club, e me lo auguro, non si sacrifica Rabiot, non si sacrifica Chiesa, non si sacrifica Vlahovic, Bremer. I forti rimangono tutti, anche se per me Rabiot non è uno dei forti, ma è un meno peggio. Ma se no, se devi tenere Rabiot per sacrificare un Chiesa solo perché numericamente il centrocampo è messo male, anche no, perché numericamente non è messo male, perché ne rientrano 12 di Brocchi al centrocampo, rientra Baranecea, rientra Arthur, rientra una vagonà, rientra sull'esterno, rientra Hayorg davanti, rientra Uise indietro, Barbieri, terzino, quindi numericamente parlando, poi di centrocampisti ne abbiamo, ad oggi abbiamo ancora McKennie che probabilmente andrà via, ma oggi c'è, abbiamo Locatelli, abbiamo Fagioli, abbiamo Miretti, abbiamo Rabiot, e vediamo anche Thuram e Kop Meiners, sono 7, più Arthur, in Baranecea 9, ora 10 centrocampisti anche no, credo. E quindi chi vai a vendere? Cassa non lo fai vendendo Arthur? Forse qualcosa prendi con Baranecea, sì, 20 milioni probabile, 18. Arthur ti dirà 8 milioni se ti va bene, 10 milioni, 15 se c'è una Hollus. Ma tenere Rabiot, che non lo paghi ovviamente perché non devi comprare un centrocampista per lui, ma gli prolunghi il contratto e quindi gli paghi solo l'ingaggio. Questo vorrebbe dire togliere dalla lista uno dei due centrocampisti in arrivo, se così fosse. Quindi potrebbe rinnovare Rabiot e prendere Thuram. Ora ti dico, se tieni Rabiot e prendi Thuram, mi dai la certezza di prendere Thuram e metti un rincalzo, allora ti dico va anche bene. Ma 7 milioni e mezzo, ragazzi, è una follia. Cioè, se la Juventus è in mano a Thiago Motta, che decide lui se venire o no, non è più la Juventus che decide se prendere o no, è in mano a Rabiot, che decide lui se gli va bene il contratto. Rabiot dovrebbe baciare l'erba di campo dalla mattina alla sera dello stadium anche a 4 milioni e mezzo l'anno, perché giochi per la Juventus e in più prendi 4 milioni e mezzo l'anno, non è che pigli 10 euro, ok? Cioè, ormai la Juventus è una squadretta lì in cui chi vuole andare alla Juventus deve essere pregato da tale Juventus per poter accettare la proposta. È questo, ecco perché la maglietta è il contrario, perché la Juventus si è capovolta da essere la squadra con più appeal di tutte, a detta di molti è la squadra che si china a 90 gradi per dire: ma volete per caso venire alla Juventus, perché noi siamo alla ricerca di qualcuno che possa venire a giocare per noi, guarda, vi diamo 7 milioni e mezzo l'anno. Cioè, non ci è bastato Ramsey, non ci è bastato Khedira, non ci sono bastati gli Alexandro. Ora Rabiot, siamo così certi che con Thiago Motta, perché Thiago Motta stravede per lui il nuovo Ferguson, faccia una stagione da 7 milioni e mezzo, quando in quelle che ha fatto ne ha fatte forse una da 7 milioni, ma neanche da 7 milioni. Allora Kop Meiners, se viene alla Juve con Rabiot a 7 e mezzo, dice: scusate, ma beh, perché la logica porta a questo, scusate, sto scarso che non ha dimostrato nulla, perché non perché gioca alla Juve, sai, dice prendo i soldi che prende Vlahovic ha dimostrato anche alla Juve. Kop Meiners dice: alla Juve Rabiot che ha dimostrato quasi nulla, arrivo io, non ho dimostrato nulla, quindi tra quasi nulla e nulla lui piglia 7 e mezzo, io almeno 6 li devo pigliare, 6 e mezzo. Cioè, allora si ritorna, crei un precedente, non puoi dare questi ingaggi.
E Vlahovic soprattutto dice: a me tu mi volevi i 12, me lo vuoi spalmare? E Chiesa dice: a me più di 5 tu mi dai, andando tu da 7 e mezza a Rabiot. No, ragazzi, siamo all'assurdo. Ditemi cosa ne pensate, ma secondo me siamo all'assurdo. Spero sia una bomba fake, veramente una bomba fake, ma ne stanno parlando in tanti. La cosa mi comincia a spaventare. Fatemi sta tranquillo voi. Fatemi sta tranquillo voi. Scrivetelo voi nei commenti cosa pensate della trattativa. Fino alla fine Gobbo Toscano e fino alla fine Forza Juve, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, di commentare, di condividere il video e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi appuntamenti. Gobbo Toscano, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buonasera, quando esce il video non lo so, ma la mattina li registro, quindi fate vobis. Ciao a tutti ragazzi, ma no, mi gira proprio coglioni oggi.